Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovo video. In questo video andremo ad aprire una LOL fake. In teoria dovrebbe essere appunto fake. Questo video è in collaborazione con AliCrafty, quindi se non la seguite andate a cercare il suo canale e ve lo lascio qui sotto in descrizione. Anche lei aprirà una LOL fake, quindi sono molto curiosa di vedere quale troverà e perciò vi lascio il link al suo video spacchettamento qui sotto in descrizione. Saluto tantissimo Ali e iniziamo subito l'apertura. Allora, vediamo innanzitutto quali sono queste differenze, diciamo, con quelle originali. Allora, a prima vista, onestamente, a me sembra fatta molto molto bene. Come vedete qua, è fatta molto bene, però riuscite a vedere gli strati sotto. Infatti qua vedete una Genie che spunta. Poi abbiamo qua nessun marchio giochi preziosi, questo che sta sulla parte sopra della ball quando dovrebbe stare sotto. Qui si vede già, si vedono già i vari strati, qua c'è l'adesivo, cosa che non si vede nell'originale, e qui c'è anche l'indizio che vediamo è un vestito e un lollipop. Per il resto a me sembra fatta abbastanza bene, devo dire. Per ora non vedo altre grandi differenze. Qua non ci sono i marchi, ovviamente, dovrebbe esserci il marchio MGA se non sbaglio. E appunto non c'è quello giochi preziosi, che comunque in quelle di importazione non ci sarebbe. Ci dice che sono 35 da collezionare, quindi questo è ok. Non c'è nessuna Q, questa è una O. Non è LQL, ma è LOL. E niente, più o meno questo è quanto. Per il resto, insomma, è abbastanza normale. Quindi iniziamo subito ad aprirla e vediamo com'è questa LOL fake. Magari in realtà scopriamo che è originale e mi sono sbagliata io. E ci siamo sbagliate noi perché anche Ali l'apre. Però vediamo. La plastica è molto sottile rispetto a quelle che possiamo aprire solitamente, che hanno la plastica un po' più dura. Comunque, ecco, questo è l'adesivo e già qui si vede che è differente. Infatti, questo è lucido, mentre l'adesivo normale è opaco. In più si vede il riquadro qua intorno, come vedete, e gli strappini qui. Aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Come vedete, gli strappini qua. Quindi già questo sembrerebbe non originale, però vediamo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qua è il secondo strato, non c'è nessuna LOL, cosa che invece dovrebbe esserci se non sbaglio. Qua c'è una ball oro. Stranissimo, una ball oro. Ok, vediamo. Io fino all'ultimo sono curiosa di vedere cosa troviamo, eh. Allora, vediamo qua che cosa c'è. Ok, qui c'è una Genie. Qua c'è appunto un altro Feed or Bath Her to reveal a surprise. Quindi dice dalle cibo o falle il bagno per rivelare una sorpresa. E qua ci sono alcuni appunto adesivi. Qua abbiamo Genie. E boh, per il resto è più o meno simile a quella normale. Vediamo, vediamo. Allora, qua già non mi pare che ci fossero le alette, ma magari mi sbaglio io. Vediamo. Comunque sono fatte veramente bene nel caso fossero. Sì, sono sicuramente fake, però sono fatte davvero bene, devo dire. Cioè, le bolle, insomma, gli strati di sorpresa. Qua abbiamo una sorpresa che già è visibile, carina però la bustina tutta trasparente fucsia, con i pois, carinissima devo dire, mi tengo la bustina, ok, troppo carina. E qua abbiamo un biberon che è sul verdino, quindi lo vediamo dopo, e non è glitterato, e cosa che invece se fosse stata vera, beh, a parte che non vedete quello che trovate, ma sono diciamo sono blind bag, e poi appunto non sarebbe fatta così la bustina e sarebbe stato glitterato perché questa sarebbe stata una super rara, una iper rara, non so come si chiamano, insomma comunque una rara sicuramente. Oh, qui abbiamo la diavoletta, Spice, e qui abbiamo Angel, mi pare si chiami Angel, mi ricordo, mi pare, comunque vabbè, l'angelo e il diavoletto. Vediamo, vediamo. Qua abbiamo It Baby. E qua abbiamo un'altra sorpresa, tra virgolette, perché la vediamo in realtà, che sono delle scarpine.
che sembrano attaccate. Guardate, sono attaccate. Ora apriamo questi, prendo le forbici e vediamo. Allora, vediamo come sono queste scarpine attaccate. Ok, abbiamo tipo degli stivaletti che sono fatti in una plastica veramente molto molto debole, molto fragile. E sono del modello con i calzettoni, quindi come la Teacher's Pet. E sono attaccate qui in mezzo, come vedete. Qua ovviamente vanno staccate. E quindi abbiamo le scarpine. Già sento l'odore di plastica orribile. E vediamo quest'altro che appunto è il biberon di un verde fluo molto molto appiccicoso e strambo, e non c'è neanche c'era scritto qualcosa su quello delle LOL originali, ora non mi ricordo, e è insomma una plastica un po' appiccicosetta. Andiamo all'altro strato. Allora, vediamo un po'. Abbiamo l'ultima sorpresa, che è il vestito, in teoria. La ball è dorata, questa comunque mi piace, ovviamente. Eccola qua. Andiamo un attimo a vedere quello che dovrebbe essere, in teoria, il vestito, se non sbaglio. Ups, le forbici mi stanno cadendo. Allora, vediamo un po' questo vestito che è molto strano. Ah, è quello della sirena. Carino, è quello della sirenetta, ovviamente. Molto ovviamente, non è colorato. Eccola qua. Non è dipinto. Ora vi faccio vedere quello della LOL originale. La forma è quella, ma ovviamente non è fatto così. Ecco qui, quello della originale è fatto ovviamente verde acqua, rosa e con le perle bianche. Il materiale è ovviamente diverso. Ecco qui potete vedere la borraccina che qua ha scritto Baby Go Go. Eccolo qua. E lì non c'era scritto nulla. Quindi abbiamo la sirenetta. Però è carino, dai, che ho trovato una sirenetta. Vediamo ora però com'è la bambola vera e propria. Perché è quella che sarà la Monster più che altro. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono molto molto curiosa perché non le ho mai aperte, le fake, cioè le ho acquistate, sì, ma non le ho mai aperte. Aiuto, non si apre. Ok, ce lo sto facendo. Ecco, un'altra differenza è che hanno questi tre perni qua, e quelli originali non ce li hanno. Qui abbiamo, il classico manico. E qui abbiamo una ball molto molto scarna con solo il ciuccio. Qua abbiamo delle avvertenze che non hanno nessuna spiegazione in nessuna lingua. La puzza inizia già a farsi sentire. Quindi qua abbiamo un fiocchettino dorato, un cerchietto che non c'entra nulla con la sirena. E qua abbiamo la bambolina, la LOL. Vediamo un po'. Che questa è un'altra plastica, non si taglia neanche. Ok, vediamo, vediamo. Eccola qua. Allora, dunque, il mold è quello di non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo il nome della LOL perché io non ce l'ho, però è una LOL della seconda serie. Eccola qua, vediamo se qua c'è scritto. Allora, ah, bene, questa è la checklist della prima serie in cui c'è appunto la stampata malissimo, tra l'altro. Guardate qua, qua non hanno neanche stampato bene i contorni. Vabbè, abbiamo insomma queste LOL stampate molto molto male. Se riuscite a vedere, aspettate. Guardate come sono stampate male, sembrano appunto scannerizzate e stampate. E qui c'è la Merbaby, ovviamente. E questo era il posterino della prima serie. Ma il mold di questa LOL è della seconda serie. Quindi hanno fatto un mix della prima e della seconda serie. Quindi hanno messo ball della seconda serie
c'è scritto Series 2, ma non l'avevo letto. Hanno scritto invece che Series, hanno scritto Series, anzi, 1, ovviamente. Quindi hanno scambiato Serie 1 e Serie 2. Bene, perfetto. Quanto adoro le fasulle, guardate, sono stupende. E poi, ovviamente, qui c'è un chiodino, cosa che le vere non hanno, ma hanno un codice. So che non lo vedrete mai, ma eccolo, hanno un codice. E queste invece hanno un chiodino. Allora, il mold non è fatto male, devo dire. Cioè, è come quelle originali, il mold del corpo. La faccia è un pochino schiacciata, ma non è fatta neanche malissimo. Non sono dipinte poi così male, devo dire. Cioè, pure i capelli sono dipinte meglio, molto meglio di tante altre che mi sono arrivate, eh. Però devo dire che, insomma, via, non è malaccio. La vestiamo? La vestiamo, dai. Allora, eccola qua. Dunque, a parte che il fatto che il cerchietto molto ovviamente non le sta, perché ha questa montagna di ricci e di capelli così, quindi non le potrà mai stare, quindi l'ho dovuto mettere tipo bandana, come se fosse un bicorno. È diventata tipo un bicorno invece che un unicorno. E vabbè, a parte questo, che ci può stare che se lo leghi così e va bene. Le scarpe sono piacevolmente colpita che le abbiano fatte davvero a destra e sinistra, come quelle originali. Ora qua non so se si vede, ma hanno right e left, eccolo qua, right e left, cosa che ha anche lei. Se lo provate a mettere al contrario non si infilano. Il vestito le sta, le scarpe le stanno, e ecco, giusto questo cerchietto bandana non aveva proprio senso. E il colore del biberon è tipo un pugno in un occhio con l'outfit che ha. Però devo dire che, a parte questo, non è malaccio. Io le toglierei anche le scarpe, perché essendo una sirena le scarpe sono un po' inutili. Però, eccola qua. Penso che o la customizzo o dipingo comunque sia il vestito per farle un po' diversa il toppino, e per il resto penso che me la tengo, perché alla fine non è male. Spero che vi siete divertiti, io mi sono molto divertita a scoprirla, devo dire, è stata molto 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 divertente, e vedere come i cinesi si ingegnano a fare queste LOL false è sempre molto molto divertente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Tra l'altro, in edicola sono usciti i Frizzy Pop delle LOL, quindi li trovate a 4,50€ se non sbaglio, se riesco ne prendo uno. Ci trovate però all'interno soltanto dei charmini, dei ciondolini per bracciali, quindi il prezzo mi sembra un po' alto, però vedremo, magari cambio idea. Sono simili comunque a quelli che avevo aperto e trovato nella Mega Ball di Natale, quella dorata. Quindi se li volete vedere li trovate anche lì. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di passare anche al canale di AliCrafty, così da vedere quale stravagante LOL surprise falsa monster troverà lei. Questa è, devo dire, abbastanza carina, dai, il paint job non è fatto per niente male. Spero che vi siate divertite, io mi sono divertita un sacco, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdervi ulteriori video, anche ovviamente a tema LOL, e non perdetevi le challenge, le sfide LOL, mi raccomando, votate nei commenti. Ditemi se questo genere di video vi piace e magari in futuro vi porterò altre aperture di LOL fake. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un grosso bacione, lasciatemi un pollice in su se questo video vi è piaciuto, e noi ci vediamo presto. Ciao!